Detective Lion al tuo servizio. Dove che cosa? Messo? Io dove sono il lama. No, che cosa? Io. Ma scusa, lo chiedi a me, io vengo dove ad aiutarti. Messo il lama? Non ce l'ho io il lama. Lo cosa sapevo vuoi? Che lo volevi. Dove l'hai messo? Chico, l'hai messo? Ti pare che io ti rubo le cose? Io. Allora, guarda qui. Dimmi. Io ho messo il lama qui dentro. Non poteva scappare mai. Ok. E poi mi sono trovato questo rotto. Ok. Quando qualcuno è successo? Allora, prima di tutto dobbiamo organizzare bene questi sospetti, ok? Prima di tutto, sei sicuro? Allora, sappi che era da qui dietro, non poteva scappare, impossibile. Prima di tutto mantieni la calma, altrimenti sarò costretto a forconarti. Dunque, prima di tutto, sei sicuro che questo sia vero? Tutto quello che mi dici è vero, non è una certo bugia? Che è vero, lo sai anche tu. Ok, non è che l'hai ucciso per sbaglio, adesso stai cercando di rompere le scatole. No, ho rotto anche questo da solo? Va bene, perfetto. Allora, quindi se tu mi dai questa conferma, io credo alla tua volontà. Quindi, posso provare ad analizzare il terreno subito, per vedere se fallo, ci sono tracce. Fallo. Mi devi dire però, e quindi è successo tra ieri e oggi, giusto? Sì, okay. Ieri. Ieri, perfetto, va bene. Allora vediamo se qualche allora ci sono tracce, c'è una traccia qui. Dove? Qui. Praticamente qualcuno è entrato qua dentro, ok? Dentro. Te l'avevo detto. Dentro la traccia là, ma purtroppo però qualcuno che non sei tu naturalmente, perché altrimenti certo. Non avrebbe senso, certamente. Però non si sa dove sia andato a finire, perché praticamente ci sono anche altre impronte. No, no, Cico, ci sono una marea di impronte, vedi? Qui è tutto no, impronte. Non le vedo. Io le vedo, fidati di me, è tutto in pronte. Io, ma voi altri ci siete o dormite? Certo che ci siamo, ma non ci hai coinvolti nella ricerca. Non vi ho coinvolti nella ricerca perché mi avete detto che avete dei problemi anche voi. Cico, ma continuano qui? Infatti qua non le posso vedere. I servizi al villaggio. Allora, qua ci sono altre tracce. Praticamente qualcuno stava salendo verso sopra la collina, ok? Sì. E poi probabilmente è andato verso su da casa tua. Sicuramente. Ora non so se ci sono altre tracce anche qua sopra. Ma le troviamo, probabile. Sì. Guarda, non lo so. Allora, praticamente, da quello che ho capito io, qua qualcuno è andato verso qua. E qua qualcuno si è, tipo, intrattenuto a camminare qua sopra. Al mercato? Potrebbe essere andato al mercato. Dunque, abbiamo due problemi qui nel nostro mondo vanilla, ok? Il primo dei due problemi è il fatto che... È il ladro. Esatto, ci sono due ladri, secondo me. Il come primo due? Era quello che ha rubato tutte quante le nostre cose, no? Al tempo, quando noi poi abbiamo deciso di riavviare, diciamo così, il mondo, continuare a giocare e aiutarci con il commercio, ok? Tra l'altro il mio negozio di diamanti sta fiorendo bene, credo che di diamanti... Anche lì, oh, no, guarda. Non credo, qua puoi solo comprare. Ce n'è rimasto... Ma sono gli animali, allora? Solo uno. A quanto pare gli animali sono facili da rubare. È anche facile da uccidere. Quindi sembrerebbe che qualcuno sta cercando di toglierli tutti quanti di mezzo. Che è un problema, anche perché soprattutto io e te comunque ci basiamo molto sul commercio degli animali. Secondo me è un dispetto che ci stanno facendo. Come ho è stato un dispetto? Un dispetto, eh? Cosa ti è successo a te? Ieri stavo iniziando a costruire, sono tornato, ho fatto il cantiere, c'era la cassa con la lana di Stray ed è sparita tutta. Quella lana l'ho pagata io, schifoso. Perché l'hai persa? Che, sei sicuro? Non è colpa mia. Oh, se scopro che te la sei rubata, no, guarda, no, ti ammazzo. No, l'ho persa. Cioè, non l'ho persa, l'ho rubata. L'hai rubata. L'hanno rubata. L'ha detto. L'hai sentito? L'hai sentito? In prigione. Ti ammazziamo, no, Alex, no, ti forcono. È lo shock della perdita. Esatto, è vero. A me non mi frega niente. Guarda che sospetto, Cico. Io ti pago per un motivo, eh. Infatti, vai. No, no, aspetta, però, calmi. Beh, effettivamente così, se ci mettiamo gli uni contro gli altri, non risolviamo niente. Allora. E secondo non dimentichiamoci me... del mio cavallo. Sì, è il tuo cavallo. Allora, tutti noi abbiamo subito un furto, ok? Tranne me, io per il momento. Ma vi assicuro che io non ne so niente. Altrimenti non aiuterei a cercare il vero... Sicuro? Certamente, scusa, che mi rubo da solo. Cioè, rubo sul mio mondo, rubo io. Sei scemo. Le nostre cose, però. Beh, ho capito, ma perché dovrei farlo? Non lo farei mai. Cioè, ti pare che io mi metto a rubare io? Tu no. Fatemelo osservare bene, aspetta. Ma ti pare? Anna, dai. Vabbè, su. Ti credo. Osservando. Sembra osservabile. Osservante. Che cacchio. Ma di mangiare se bacche. Non mi picchiare che sto morendo. Oh, da un'ora. Ma tu dobbiamo mangiare. Cioè, l'hai sentito. Se avessi della carne, mangerei della non carne. Non ce l'hai la carne. Smettila di urlare, altrimenti questo furcone, ti giuro che guarda, no. ti trafilo, Diventi una bandiera. Allora, e tu smettila di raccogliere le bacche, cosa gliene vuoi dare altre? Adesso. No, sono mie. Silenzio, ecco da dove le ha prese allora, bestia. Comunque. Furto! Secondo me ci sono due ladri qui, tre probabilmente anche Alex, qualche furtarello sicuro, lo fa, Alex. Cico, non ne parliamo però. No, io niente. Oltre noi, con i nostri furti simpatici, ci sono due ladri. Uno è quello che ha rubato o distrutto le nostre cose e che noi stavamo cercando l'ultima volta con la lente di ingrandimento, ce lo ricordiamo tutti. L'altro è invece quello che sta rubacchiando delle cose, secondo me sono due separati, perché il ladro originale, secondo me, era una persona, queste sono tutte supposizioni del detective più famoso del mondo, la Ionio, o
Holmes. Quindi praticamente sì, praticamente quell'originale ci ha fatto un dispetto e ha distrutto secondo me le nostre cose, non rubate, distrutte. Invece questo nuovo ladro, che secondo me è un'altra persona, sta rubando per accumulare. Sta rubando per accumulare. Sei molto bravo. Sono d'accordo, bravo. Anch'io. Sei il mio anch'io. Alex... Dobbiamo ritrovare le nostre cose. Bravo Alex Watson. Watson X. Bravo Watson X. Benissimo. Quindi noi, secondo me, la prima cosa, la prima tappa che possiamo fare per migliorare queste nostre prima di tutto, tu mi hai detto che hai subito un furto di lana. Vieni a vedere. Mi fai vedere. Dove dovevi costruire qua? Avevo preparato il cantiere. Non dire qua. Sul cantiere, che era una cosa segreta, non si può dire mica, eh. Fa vedere, infatti, vedere. Il cantiere. Stai zitto, stai zitto. Allora, era qui giusto la lana? E qua era la lana. È tutto vuoto, tutto vuoto, tutto vuoto, molto bene. Quindi praticamente il fattaccio è successo in zona, giusto? Vediamo. Alex è pieno di impronte, pieno. Davvero? Pieno. Sì, sì. Dove? Fermi, dove portano? Allora, praticamente qua è arrivato, ti devi spartire. Scusami. Ti inforcono, Non pensavo fosse lì. Bestia delle profondità. Allora, qui è tutto impronte, dappertutto. Vanno in così, vanno in così. Sono difficili da seguire. Ti mostrano semplicemente che qualcuno è arrivato qui e è si è girato. È stato qui e ha rubato la mia lana. Ok, probabilmente ha rubato la tua lana. Non so se arrivano direttamente sotto la cassa. Posso? Sì, di brutto arrivano sotto la cassa. E poi procedono. Dove guarda, sono? Dove sono? Arrivano qui proprio alla cassa. E poi procedono nuovamente in questa direzione. Ok, da scappato. Qui c'è tutto un po' un giro di impronte. Cioè, raga, qualcuno è rimasto qui, però sembrava incerto sul da farsi. Cioè, oppure può è andato e tornato. Può essere che è venuto di notte. E oppure di notte comunque ci sono i mostri. Ok, quindi potrebbe essere che ha combattuto quindi con i mostri. Appunto. Quindi si è tipo impegliato un po' e ha fatto avanti e indietro per quel motivo. Perché, raga, è pieno di impronte, qui, lì, è tutto impronte. Oppure, peggio, ha fatto avanti e indietro per vedere quale casa rapinare. No, secondo me lui sapeva dove doveva andare. Sapeva che doveva prendere la tua lana. Sapeva che doveva prendere il lama in cico. Poi lì in mezzo. E secondo me il motivo è tra l'altro. Ma che ci fa con sta roba? Tra l'altro siete sospetti. La potrebbe rivendere. Oppure potrebbe, magari ci voleva solo fare un dispetto. Potrebbe anche essere, per quanto ne sappiamo, sempre lo stesso ladro che vuole fare qualcosa? Altri dispetti. Non lo so, non lo so. Cioè, non ho molto nel castello. Non hai controllato? Però non ho controllato. Dovrei andare a dare un'occhiata? Andiamo a dare un'occhiata. Andiamo a dare un'occhiata. Perché io effettivamente qualcosa di valore iniziavo ad avercela. Cioè, a parte i soldi, che in questo momento ho 803 euro. Avevi anche le mucche. Avevo le mucche. Oh mio Dio, se sono sparite le mucche. Ma che vado a controllare le mucche intanto. Anna va a controllare le mucche. Anna va a controllare. Venite con me voi altri due, che non ci si può fidare di nessuno in questo momento, siete, cioè, per quanto ne so io potrebbe essere uno di voi e non no, si può mai no. Per quanto ne so io potresti io essere no, anche almeno, tu gli altri no lo no so. Per quanto ne so io tu sei il primo sospettato. Allora, mi sa che manca qualcosa qui? Sì, no, manca di brutto. Cioè io qui o qui, non mi ricordo in quale l'avevo messo, ma era una di queste due sicuro. Smettete di toccare perché scusa, maledizione scusa. Guarda tu questo erano tre le mucche? Mi pare di sì. Ok, allora posso. Perfetto. Allora, tu hai il vizio di toccare le cose degli altri. Ma non le prendo. Non so se lo sai, ma il vizio di toccare le cose degli altri è tipico di chi? Dei ladri, dei ladri. Bravo. Basta, e basta. Vabbè, meglio così. Possiamo controllare quello che aveva. Sembrerebbe che cosa, innocente. Aveva solo terra. Solo terra, che schifo. Cosa fai? Cosa sei, una talpa, eh? Sto cosa fai? Tutto quello cosa che fai? Guarda, è una talpa che mangia le rape. Guarda, mangia le rape, le carote e i semi. Ma che schifo, Cico, che schifo. Cosa mangi tu? Cioè, cos'è il bambù? Che cosa fai? Tu, cioè sono le persone che fanno schifo. Si mangiano queste robe. La terra. Non è vero. I fiori. I fiori ti mangi. Ma scusa, le crafting te, i semi. Cosa sì, sei, vabbè, un uccello? Ma cos'è che ti manca a te? A me manca il totem dell'immortalità che mi aveva venduto Cico, tra l'altro. Ma stai scherzando? È vero. Tra l'altro, ma questa cosa quello mi fa... è fortissimo. L'avevo pagato soldi. Quanto te l'avevo pagato, Cico? Te lo ricordi? 80, poco però, no, di più di 80 era. Io mi ricordo no, di più. Non avevamo me lo trattato. Vabbè, un centinaio di euro. Smettila di vomitare terra, tu. Cico, è riprendi. La sua. Cico! Mi hai ucciso, sto arrivando. Aspetta. Qua Mario mi aveva consegnato le pozioni. Che bravo. Queste le prendo. No, queste ci sono. Tra l'altro, ci potrebbero fare comodo. Perché se io sospettassi di qualcuno, quale modo migliore per scoprire la sua colpevolezza che seguirlo da invisibile? In modo da vedere. L'abbiamo quello, già fatto in passato. Ha funzionato bene. Scusate, male. Ma. Sapete dirmi magari. Ah, sei tornato. Certo. Era anche ora, Ti ma sei ripreso? Ucciso, scusa, Sì. Sei ripreso la schifezza, benissimo. Tutto. Adesso abbiamo un'altra cosa da fare. Dobbiamo continuare a seguire le impronte fino ad arrivare, a meno che, scusate, mi stavo cosa? Quasi dimenticando. Cico, sai, in tempi di crisi come è, quando si sta cercando un ladro, sì, perché è un momento di grande crisi e di pericolo. Quanti soldi hai? Scusate un attimo, aspetta un attimo. Che succede? Che è successo? Allora io te lo giuro. No, vieni qui, silenzio, silenzio. Allora, vieni qui davanti a me. Fermo, posso intervenire, è importante.
Se lo picchi deve mangiare ancora. Ok, va bene, lo terrò a mente. Se lo uccidiamo no però. Silenzio. Allora, se, guarda bene me, se io ti sento di nuovo mangiare, ok? Ok, hai capito bene questa parte della frase? Sì. Ok. Io, vedi questo forcone, no? Forcone. Bello, molto io blu. Infilo forcone in tua bocca. Dove? Fino che non rifuoriesce. Poi io di nuovo infilo, fa tipo un fiocchetto, capito? Un che fiocchetto. Schifo. In modo che tu non mai più bravo, nella mia vita. Non mangiare più, perché me potrebbe anche farti bene, brutto saccottino. Oh, boh, eravamo arrivati. Se io volevo chiedere, Cico, quanti soldi hai? Allora, era la domanda. 400. Beh, 400 è un business, cioè hai un sacco di soldi. Per questo motivo io ti posso offrire una cosa interessantissima, solo per te, quindi non ti do i soldi. Qua te, no, stai zitto perché sennò ti infilzo. Quindi ma allora non offri mai niente, io sono più ricco. No, dai, offri, offri. Davvero? Anch'io. Quanto soldi? No, scusate. Non è vero, offri. Allora questa offri. Cosa qua potrebbe interessare. Più, no, Alex, puoi, tu quanti soldi hai, scusami? 375. Ma siete tutti straricchi, ma com'è possibile? No, cioè offri, io non ti ho detto quanto ho. Quanto hai? 1000. 1000, ma io basta. No, no, no. Scusate, ma questa cosa è una cosa incredibile. Io avevo più soldi di tutti, sono rimasto con 800 euro, sono diventato ma praticamente come? Il più povero. Ah, vabbè, però questa è una cosa. Pazze, tu. Allora, al costo. Qua, state attenti perché questo è un business in cui io mi voglio lanciare con grande rischio. Il prodotto mi interessa. Allora, però, il prodotto vi dico subito, ve lo butto lì. Assicurazioni. Allora, ma io sono disposto a offrire la Ionio Assicurazioni. Praticamente io posso offrirvi una protezione totale per tutte le vostre cose, ok? Contro il furto. Cioè, praticamente io mi offro volontario e vi dico che qualsiasi cosa vi venga rubata, se voi sottoscrivete questa assicurazione, la Ionio 101, sei sicuro anche per l'uno? Assicurazione. Sì, assicurazione. Che se vi venisse rubata qualcosa da ora fino a che avete la sottoscrizione, che è una che cosa mensile. Niente. Vabbè, mensile. Stai zitto. Mensile. Vabbè, per sempre, dai, e facciamo una quota. Vabbè, unica. Semestrale, dai. Semestrale. Allora, costa però 400 euro. Sì, sì, ok. Scusa, 400 al mese. Però se ti rubano qualsiasi cosa, io mi impegno a ripristinartela, cioè, capito? Qualsiasi cosa. Ma non c'ho soldi. Ce l'hai 400. Tu ce li avete tutti 400, non rompete le balle. Non c'hai niente, scusa, da cui assicurare. Vabbè, scusa, non è vero. C'hai tutti i materiali. Sul mio lama, no, è aspetta. Buona. Ti devo correggere perché tu mi hai detto che ti sei fatto un sacco di materiali da costruzione, mattoni di tutti i tipi. Vabbè, lana, ma quello non è roba. Cemento. Scusa, ti rubano tutto il cemento. Il cemento colorato vale un sacco di soldi. Difficile da fare. Tu hai tanti stack. Però quindi, è vero. Insomma. Quindi potrebbe avere un vantaggio. Però, purtroppo, questo pacchetto assicurativo. Quanto vale? Per quanto vale? Che cosa ha detto? Per quanto va, quanto vale? Diglielo. 400 dai. Euro costa, cosa vuol dire quanto vale? Troppo. Ma l'ho già detto prima, ma è deficiente. No, no, scusa, spostatevi perché lo devo massacrare. Stai fermo. Ma ridammi il tridente perché ti squarto. Dammi squartare. Ti smudello, porca miseria. Cioè, lo veri, vieni qua, di forcono. Cioè, ma io dove ti ho trovato? Nell'uovo di Pasqua è andato a male. Cioè, spiegami dove ti ho trovato. Della mortadella. Ti massacro, guarda, ti tolgo la vita. Oh no. Allora, voi altri due che sembrate dei clienti più seri, per favore, no, dimmi un po'. Siete interessati? Prima che andiamo, perché ci abbiamo da fare, dobbiamo andare io a cercare. Sono interessata ad assicurare la mia carovana. Perfetto, la tua carovana di mercanti lama, perfetto, esatto. Mi interessa. Ok, posso fare. Allora, visto che non sei interessato a un pacchetto completo, posso assicurare tutti i tuoi lama. Troppo e tutto tardi. Il tuo mercato. Perfetto, Anna ha pagato, grazie mille. 400 euro facili. Da questo momento in avanti, signorina, la sua carovana di lama con tutti i suoi lama e tutte le sue cose sono in una botte di ferro. Le assicuro che qualsiasi cosa possa succedere, sono protetti dai cicchiti balleriti che fanno schifo. No, saccagniamo. Basta. Poi sono protetti invece dai la nuggets. La legge non ci protegge in questa città. No, no, perché c'è un nuggets lì che lui potrebbe venire, magari potrebbe vedere mangiare i suoi lama e dire: ah, sono buoni, me li mangio. E invece no, perché arriva subitissimo il guardiano e lo inzichisce. Lo inzichisce. Vieni qua, sporco. Voglio. Ok, vedi, è molto efficiente, quindi 100%. Ma ci devo attaccare sul sedere dei miei lama? Sì, qualsiasi cosa. Cico, guarda, in via del tutto eccezionale, siccome non posso offrire due pacchetti completi, però posso offrire un pacchetto 50%. Allora, puoi assicurare due casse. No, okay. No, non si assicurano casse, ma si assicurano cose. Perché sennò tu puoi ingannare e dire che dentro c'erano altre casse. Cose. No, mi devi dire che cosa vuoi assicurare. Una cosa. Un paio di cose delle casse. No, mi devi so dire cosa che cosa. No, 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 mi dispiace. Blocchi, cioè, un genere di cosa. Un no, 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 assolutamente. Allora, tu mi vuoi buggerare, ti devo infilzare. Ti devo forconare. Io mi allontano perché ho pagato e non sono sicuro. Allora, facciamo così.
Chico, visto che so che tu sei una persona, diciamo, che è abbastanza interessata nel possedere dei cavalli e delle mushroom, no? Questa cosa qua, insomma, ti sei un po' animalista in un certo senso. Ti posso assicurare tutto il bestiame che hai e che avrai, ok? Per? 50. No, 300. No, 50. 300. No, 50. 300. 50. 300. 50. 350. Va bene. 300. Ha detto va bene. Ha detto va bene. No, 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 va bene. Paga, paga, paga. Se non paghi ti infilzo. 300. Ok, per quanto? 300. 300, dai, 300. No, perdere ad Alex, aiuto. No, non fare così. Dai, che mi devo... Oh, guarda quanti soldi. Bene, ora che abbiamo fatto la pagnotta anche per oggi possiamo andare. Venite. Allora, le ultime tracce che abbiamo trovato erano queste. Ora dobbiamo un po'... Torniamo seri, dunque, allora, WhatsApp, Clex, ok? E io chi sono? Io che sono? Tu sei Spina... Madama Spina! Madama Spina, mi piace! Piace. E tu invece sei la scimmia da... non mi piace questo nome! Ci serve un animaletto, no? Allora, andiamo avanti, cerchiamo. Qui non c'è niente, andiamo avanti. Una qui! Ok, andiamo, saliamo, quindi in teoria, allora, le impronte sono bidirezionali, cioè sono quadridirezionali, ok? Perché possono indicare in tutte le direzioni. Però se tu le vedi un'impronta, qua, questa è una domanda tecnica, probabilmente per te, What's Alex. Ok, vai. Sai. Se tu vedi un'impronta che punta verso di là, ok? Di là, ok? Tu in che direzione devi andare? Al contrario. Bravissimo, sei un genio. Sei un genio. Ma se si rivela sbagliata la direzione al contrario, in quale direzione devi andare? Di là. Bravo, perché potrebbe voler dire che in quel caso non stavi seguendo le tracce, ma stavi seguendo da dove venivano le tracce, capito? Non dove andavano, ma dove. Non fa una piega. Molto bravi, molto bravi, mi piacete. Allora, noi questa direzione già più o meno avevamo intuito che fosse di qua. Infatti qua di impronte ce ne sono ancora. Io ma mi ricordo. Ma tipo vicino al laghetto, non è che è camminato nel laghetto? Potrebbe essere, ma io mi ricordo che noi eravamo arrivati con le nostre investigation. Seguitemi, non rimanete indietro. Siamo. Eravamo arrivati a una specie di muro e poi avevamo superato il muro e mi ricordo che avevamo anche lasciato i cavalli, vi ricordate? Sì. In una specie di tipo gabbiotto. Rocciosa. Ma chi eravamo? Eravamo io, Anna, Alex e Stella. Mi pare, esatto, vero? Sì, esatto. E non c'era quel ballerito di Chico che oggi è la nostra scimmia investigativa. Ok. Ma non è bella la scimmia. Mi dispiace, non ti piace. È investigativa. No, è una scimmia oggi, mi dispiace. È stato scelto, però oggi sei una scimmia e niente, Cichito ballerito, bananito. Bene, andiamo. Allora, dunque, bisogna superare qui e mi ricordo. Ma qua c'è la neve. No, nella neve le tracce non si vedono, però io mi ricordo che noi eravamo arrivati a cercare fino a un certo punto, A me sembra che eravamo andati un po' più verso sinistra. Sì, anche secondo me, sì, così, così. Quindi di qua avevamo beccato, fatemi orientare. Se io tiro un enderpearl, voi vedete dove vado? Guardate, di là, almeno di là, vedete, l'ho tirata di là, ok? Spero di non morire, ok, perfetto. Ok, ci siamo, qui è giusto. Un lama! Allora, questa era la montagna che avevamo visto. Sono arrivato sulla montagna. Lancio un'altra enderperla sulla montagna, ma ok? Vabbè, ma non è che voliamo noi. Sono andato dritto. Peggio per voi che non avete investito dei soldi in enderperle. Eravate così ricchi. Vi vedo. È dove vero, siete? È vero, quello però. Non vi vedo più. Amici, stiamo salendo la montagna. Salite la montagna. Ah, che bravi. Eccovi. Eccovi. Ciao, eccovi. Ciao. Sì, sì. Forza, Anna. Un po' di. Dai, con quei glutei. Camminare. Ci sto provando, ma non la blocchi. Dai, Alex. Non fare, non fare Armando. Dai, dai. Faticando. Perfetto. Lo sta facendo. Ok, da questa parte era il punto dove ci siamo fermati, che c'era tutta la neve. Sento una capra di montagna. Bravo, bravo, una capra e basta, sì. E qua le tracce si interrompevano perché sotto la neve non si vedono le tracce, ok? Venite, Anna? Anna? Sono un po' giù. Vai bene, tanto dobbiamo scendere, ok? Quindi adesso noi dobbiamo scendere qua, vedete, così. Sì. Dove è Anna, ok? Senza morirci, ma un po' di attenzione, molto bene. E qui possiamo continuare a cercare, ok? Allora, via. Pieno di tracce, raga, pieno di tracce, ovunque. Dove? In tutte le direzioni. Dove? In tutte le direzioni, ragazzi, cioè non puoi sbagliare. Qua c'è stato un andirivieni, ok? Cioè praticamente dovunque io clicco trovo tracce. Perché? Vi spiego perché. Praticamente secondo me qua il ladro, o chiamiamolo Griefer però, perché non è stato un ladro, è stato proprio uno che ci ha fatto cattivo. Un dispetto, sì. Secondo me lui qui ha fatto avanti e indietro più volte. Avete capito? Certo, ma magari è una zona dove si trova spesso questa. Anna, come al solito, non ha capito un accidenti. Bene, perfetto, ottimo. Meno male che invece c'è il mio amico What's Alex che ho ha capito. E per questo lui è What's Alex. Silenzio, che ti forconiamo. Porca miseria. Molto bravo. Allora, dicevo sì, che questa è una urlare, zona però. Di passaggio sì. Dal suo covo esatto. Al nostro villaggio. Bravo What's Alex. Molto e bravo. Io che ho detto. Non la stessa cosa. Ed esci dalle caverne. No, brutto pipistrello. Non ti voglio uccidere più. Andiamo avanti nell'investigazione. Mi dai del pane?
No, no, no. Per favore, sto morendo. Ma basta, ci hai mangiato 13 panini. Infatti, scusa, sei un'ora che mangi, ma cosa c'è il permesso solitario? Ho lo stomaco, ho fame, ti prego. No, no, andiamo avanti, continuiamo a cercare. Allora, qua ce n'è altre? Sempre di passaggio, quindi finché... Allora, finché io trovo impronte, vuol dire stiamo andando nella direzione giusta. Ora, possiamo provare a salire verso di qua? Secondo me, oppure potremmo provare a infilarci nella foresta. Se la ci foresta infiliamo... No, perché se ci infiliamo nella... Oh, Alex, cioè... Sta gente con cui ci stiamo accompagnando non capisce niente. Ma veramente, cioè, che non cosa guardavate da piccoli? Guardavo Conan. Cioè, fai schifo, Cicco, anche te. Non sei una, sei una scimmia. Ma c'è la logica, se vuoi. Allora, lui sicuro è nella foresta perché è più fitta, capito? No, perché se tu devi correre veloce con delle robe, non vai in mezzo alla foresta perché devi schivare perché gli alberi. E se la sua base è più vicina di quello che pensi? Ma non sarà nella foresta. Sì. No, raga, non ha senso. Secondo me, almeno un po' si è allontanato. E poi guardate, secondo me. Oddio, qua impronte ce n'è, cioè sono un botto, cioè qua intorno è pieno proprio. È un'altra zona di passaggio. Però puntano di qua, guarda, puntano di qua. Hai visto? Di qua. Ma quello dove siamo arrivati l'altra volta. Esatto, quindi stiamo andando nella direzione giusta. Oh, e di là infatti, guardate. Oh, là ci sono i cavalli. Sono i cavalli. I cavalli, da quella I parte. Continuiamo a cercare a piedi però, perché così facciamo prima. Allora, io vado dritto. Vado dritto perché tanto sono sicuro, vedi, qua è pure un po' di pietra. Dritto. Non, non ci sono impronte. No, raga, non ci sono impronte qua. Neanche sull'erba. No, abbiamo sbagliato. Però è no, verso quella montagna. Aspetta, si è camminato sulla roccia, non si vedono. Qua si vede una. Qua si vede una. Qua una. Siamo giusti. E dove va? Va. Andava di là. Però in teoria. Allora, se andava di là. Secondo me va verso la montagna. Di qua dietro, tipo. Sì. Così? Può essere. Però se va verso la montagna, noi. Cioè, come la ritroviamo? Non la ritroviamo. Ragazzi, ho capito tutto. Ho capito tutto. Cos'è? Raggiungetemi, amici miei, eccoci, perché eccoci. È tutto qua. Allora, noi ci siamo impicciati e stavamo andando a caso. Perché praticamente le impronte fanno un giro strano, ok? Tu praticamente immagina, Cicco, immagina, tu sei un muro. Ok, okay, fermati, sei un muro. Fermo. Okay, ok, un muro. Allora, le impronte facevano così. Così, ok? Ok. E poi ripartivano. Così. Verso il muro e ripartivano. Quindi noi, trovandoci verso il muro, cambiavamo direzione e trovavamo altre impronte che non c'entravano niente. Ma il muro, ok, porta qui. Il muro è questo. Se tu cerchi lungo tutta questa costa montagnosa, trovi impronte, ok? Poi dopo un po' spariscono, ma continuano ad apparire. Quindi praticamente qui c'è qualcosa, ok? È strano, guarda, infatti. Perché guardate quante impronte ci sono che portano fuori. Ok, non lo vedete, però sono tantissime, sono tante proprio qua fuori. E vanno avanti e poi vediamo indietro.